Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. It was the biggest supply drop ever received in Italy. 24 flavors to the delight of Hunter. Gli alti comandi alleati diramano i loro messaggi in codice attraverso Radio Londra, che trasmessa sulle frequenze dei paesi occupati in diverse lingue, dà preziose informazioni per le retrovie. D'Artagnan, eroi comuni che fanno la storia. Un podcast originale di Fabrica, prodotto e ideato da Vanessa Vidano e Fabrizio Zanotti. Puntata 5. Luna Park. Radio Londra dà importanti informazioni alla resistenza francese e quella italiana. Nel nostro paese parla di galli che cantano e borse da riempire. Sta annunciando lanci di materiale e obiettivi sensibili da colpire. Nel nord della Francia, invece, a inizio giugno 1944, Radio Londra trasmette le prime tre strofe di Chanson de l'automne, canzone d'autunno, una poesia di Paul Verlaine. Dice: Les sanglots longs des violons de l'automne, i lunghi lamenti dei violini d'autunno. È il messaggio in codice per il D-Day, lo sbarco in Normandia, ed è anche l'inizio dell'operazione Overlord, l'operazione Signore Supremo, la madre di tutte le battaglie, la resa dei conti, l'invasione via terra dell'Europa continentale da parte delle truppe alleate. È il 6 giugno 1944, la data che segna la fine dei sogni di gloria del Terzo Reich. Ma facciamo un piccolo salto indietro. A metà del 1941 è iniziata l'invasione tedesca della Russia. Hitler vuole finalmente mettere in atto il Generalplan Ost, che prevede l'invasione militare dei paesi slavi dell'Est Europa, il loro sovvertimento economico e politico e la sostituzione etnica delle popolazioni soggiogate. Un'idea alienata, secondo la quale milioni di persone sarebbero state spinte dall'esercito nazista fin dietro alla catena montuosa degli Urali, per lasciare il Lebensraum, il suo spazio vitale, alla Germania e permettere finalmente l'espansione delle genti ariane. A questo scopo il Führer, appoggiato dai suoi alti comandi e gerarchi, sottrae truppe e materiali bellici da tutti gli altri fronti. Quello occidentale, lungo le coste della Francia, del Belgio e dell'Olanda, e quello in Nord Africa, a fianco dell'Italia. Si apre così l'operazione Barbarossa contro il nemico comunista e il famigerato Fronte Orientale, uno dei teatri di guerra più sanguinosi della storia, dove si compiranno tra le peggiori atrocità della Seconda Guerra Mondiale e che getterà al vento le vite di milioni di ragazzi. I soldati dell'asse, se non muoiono in battaglia, cedono per il freddo o per gli stenti. Ma ai soldati russi va anche peggio. Sono molti di più, ma all'inizio mal organizzati e i campi di prigionia tedeschi in cui vengono ammassati sono senza scampo. 3 milioni di loro verranno uccisi o lasciati morire di fame. Ma il Führer è disposto a tutto per il Lebensraum. 2 anni e mezzo dopo, a gennaio 1944, la situazione sul fronte orientale è completamente rovesciata. Nonostante le milioni di perdite umane dell'Armata Rossa, le truppe di Stalin sono passate alla controffensiva, cominciando quelli che passeranno alla storia come i 10 colpi di maglio, ovvero le 10 grandi vittorie dell'Unione Sovietica. Finisce l'assedio di Leningrado e viene liberata l'Ucraina. Inizia l'offensiva contro la Finlandia per continuare con la liberazione della Bielorussia e della Polonia. Vengono accerchiate le truppe fasciste in Romania. Inizia l'offensiva nei Balcani, dove l'Armata Rossa si ricongiunge ai partigiani di Tito,
per proseguire in Ungheria e nel Baltico, avanzando nell'ottobre del 44 fino alla Norvegia. I soldati tedeschi combattono con tenacia, ma sono costretti a comprimersi sempre di più, a lasciare la Grecia e la Jugoslavia e a retrocedere e retrocedere per iniziare a difendere ciò che avevano sempre pensato come inattaccabile, il confine della Germania. Hitler è fuori di sé. Continua a dare ordini per ammassare nuove divisioni a est. Atterrito e schifato dalla minaccia sovietica ormai alle porte, mentre i suoi fedeli Obergruppenführer cercano di schiacciargli le mappe sotto al naso e fargli vedere che a ovest, dall'Atlantico, arriva una nuova terribile minaccia. Il generale Rommel, che dal Nord Africa è stato spostato in Francia per coordinare le operazioni sul fronte occidentale, è infatti spaventato dai movimenti alleati oltre Manica. Ed è inizio del 43 che vede le truppe americane dislocarsi in Gran Bretagna. Se Hitler continua a ripetere che l'Inghilterra è allo stremo per i 4 anni di guerra, Rommel è ben consapevole che le truppe statunitensi e canadesi sono molto più fresche e si aspetta un'invasione di terra in qualche punto a nord delle coste francesi. Ma nonostante il presagio funereo dell'imminente sbarco, ciò che preoccupa di più il generale Rommel e con lui tutte le alte sfere dei comandi tedeschi è la penosa deficienza in cui versa la Luftwaffe, l'aviazione militare. Gli alleati, infatti, durante tutto il 43 hanno bombardato strategicamente le industrie di produzione di benzina raffinata e i siti di assemblaggio degli aerei, mettendo quasi del tutto fuori uso l'aviazione tedesca. Lo sbarco di terra sarebbe stato ancora arginabile con le divisioni sulle coste, pensa Rommel, ma la potenza di fuoco dell'aviazione alleata è un gran problema che i generali nazisti non sanno come contrastare. L'unico che pare non rendersi conto dello tsunami che già si percepisce oltre l'orizzonte è proprio Adolf Hitler, che ormai chiuso nel suo bunker di Berlino sposta divisioni e corazzate che esistono ormai solo sulla carta o nella sua testa. E così, le sanglots longs des violons de l'automne, i lunghi lamenti dei violini d'autunno, sono le parole che segnano l'inizio della fine del nazismo e che porteranno, in una notte di luna piena e con la mezza marea, 176.000 uomini e 20.000 veicoli a sbarcare in poche ore nella penisola di Cotentin, sulle coste della Normandia. Nel frattempo in Italia, nei primi mesi del 44, l'esercito alleato sta risalendo la penisola con l'obiettivo di liberare Roma e il nord Italia. Le truppe tedesche, comandate dal generale Albert Kesselring, mettono diligentemente in campo, anche qui come in Russia, la ritirata combattuta voluta da Hitler, una tattica per infliggere perdite al nemico e rallentare la sua avanzata verso nord. Persa una posizione, retrocedono e si assestano su un nuovo fronte, l'ultimo dei quali, dall'estate del 44 fino alla fine della guerra, è la linea gotica, da Massa a Pesaro. Questo dispiegamento di forze in Italia, unito alla disfatta russa e all'invasione alleata a ovest, è un ennesimo tassello della logorante messa in scena voluta dal Führer, che vede però nel nostro paese almeno l'appoggio di un alleato molto interessato, Mussolini. Rifugiato a Salò dal 1943 e a capo della Repubblica Sociale Italiana, l'ex duce sa che tutto il suo futuro dipende da quanto bravi saranno questi soldati tedeschi e italiani a resistere alla tentazione di arrendersi a quella farsa. La folle rincorsa di un sogno che prolunga di mese in mese l'agonia della fine del grande impero nazista d'Europa. Dopo la battaglia di Cassino, infatti, una delle più sanguinose della campagna d'Italia e che durerà da gennaio a maggio del 44, gli alleati liberano la capitale il 5 giugno, un giorno prima dello sbarco in Normandia. Tutto sembra volgere al meglio per i partigiani, che di notte si stringono alle stufe nelle loro baite di montagna o nei casolari e attendono nuovi messaggi da Radio Londra. Attenzione! Attenzione! Vi trasmettiamo i seguenti 10 messaggi speciali. La messa est finita. Il gallo canta.
Tira vento. 3 per 3. Maria, si prepari. Martino, non parte. Abbi fede. La gavetta è vuota. Le sorbe sono acerbe. Riempite la borsa. Ripetiamo. La messa est finita. Il sindaco di Soprana, un paesino fra le montagne sopra la città di Biella, riaggancia il telefono e sospira. È venuto il momento di farsi valere. Chiama la sua segretaria e detta un comunicato velocemente. Le autorità municipali locali predispongono per i prossimi giorni un programma di soccorso invernale per procurare legna da ardere alla popolazione locale. Con la massima urgenza viene messa su una squadra di volontari che disbosca un'area abbastanza ampia, ma comunque insospettabile. In quel luogo, la missione alleata potrà lanciare indisturbati rifornimenti diretti ai partigiani fino alla fine della guerra. Il sindaco di Soprana ha dato il suo contributo alla lotta. Siamo a metà del mese di novembre del 44. Così come abbiamo iniziato questa storia, la finiamo. Vi abbiamo raccontato di come la missione inglese Cherokee sia stata catapultata a una trentina di chilometri da Ivrea. Il suo comandante, il maggiore Alastair MacDonald, vuole mettere furioso la linea ferroviaria Ivrea-Aosta, ma più guarda la cartina e più si convince che l'unico modo per farlo è bombardare il ponte. A metà dicembre arrivano due uomini del comando partigiano Fratelli Rosselli. Si chiamano Alimiro e D'Artagnan. A fare da traduttore all'incontro c'è l'esperto di esplosivi Eugenio Bonvicini, detto Carmagnola, l'autore di quel rapporto della missione Bemon che ha convinto gli alleati che i partigiani dell'Alto Piemonte vanno supportati. Possiamo far saltare il ponte con il plastico. Diglielo. Insiste Alimiro con Carmagnola, che traduce, ma lancia sguardi scettici verso i due. Il maggiore MacDonald scuote la testa e parla sottovoce con i suoi colleghi. Carmagnola quindi torna da loro. No, non ci stanno. Dice che è impossibile. Troppe pattuglie di guardia. Il ponte è praticamente circondato. Ci avete già provato una volta, ragazzi, non ci siete riusciti. Alimiro e D'Artagnan si guardano. Carmagnola, vieni con noi. Ti faccio vedere come facciamo. Se una volta che lo hai visto non sei convinto, lasciamo stare. Ma devi vedere. I tre tornano a Ivrea. La mattina dopo, Alimiro e D'Artagnan portano Carmagnola davanti al ponte. Alimiro, concitato, spiega tutto il piano al sergente sussurrando fra i denti le quantità esatte di plastico che gli servono, il numero di panetti che vuole collocare, dove li vuole mettere e in quanto tempo. Quanto deve essere lunga la miccia? Con quante matite esplosive conta di chiudere il circuito? Il comandante partigiano è estremamente preciso. Sembra conoscere il ponte a memoria, meglio di chiunque altro. Carmagnola ascolta il resto del piano. Come si dislocherà il gruppo per proteggere i sabotatori? Cosa faranno se saranno scoperti? Sono partigiani, dovevo aspettarmelo, pensa Carmagnola. Gente che ha fatto per 2 anni la guerra dai boschi contro uno degli eserciti più potenti del mondo, qualche asso nella manica deve pur averlo. Il maggiore MacDonald ascolta per la seconda volta il piano ed è ancora più convinto che è impossibile. Ma il sergente Bonvicini ammette che i ragazzi possono riuscire. Il maggiore quindi si riunisce ancora con i suoi e quando ritorna dice: «Ok, but if it doesn't work, we bomb». Se non funziona, bombardiamo. It was the biggest supply drop ever received in Italy. 24 plane loads, to the delight of partisans. È stato il più grande rifornimento mai lanciato in Italia. 24 cariche di materiale. Per la gioia dei partigiani. Dunque noi siamo saliti sul ponte soltanto io e Alimiro disarmati per non fare assolutamente nessun rumore. Quindi io avevo già preparato tutti i pezzi con lui prima, quindi Alimiro ha cominciato nella fiancata sinistra e dalla fiancata sinistra io le passavo pezzo per pezzo. Nuccio e Pettirosso fra il 18 e il 20 dicembre recuperano in bicicletta il plastico paracadutato a Soprana. Una quantità impressionante, contando che Alimiro ha calcolato che ogni singolo elemento della struttura va applicato dell'esplosivo. D'Artagnan ha infatti comprato una cartolina del ponte e per giorni i due l'hanno studiata, ingrandita, numerata, per concludere
che le cose andavano fatte in un certo modo, altrimenti non avrebbe funzionato. Il battaglione al gran completo si ritrova a Casa Lapis per la preparazione del materiale. Il nuovo plastico va ammorbidito nell'acqua calda e poi lavorato con le mani. Tutto deve essere perfettamente misurato e tagliato di modo che, una volta sul ponte, non rimanga alcun lavoro se non piazzare i panetti ai supporti. Le esalazioni chimiche dell'esplosivo riscaldato li intossicano, ma i ragazzi fanno a turno per riuscire a lavorare ininterrottamente. «Lo facciamo il 23 notte», decreta Alimiro, «in tempo perché non parta il primo treno delle 5». La ferrovia, infatti, per mesi è stata usata solo per il trasporto merci. E la vigilia di Natale il podestà ha diramato il comunicato che il 24 mattina avrebbero finalmente fatto ripartire anche i treni per i lavoratori. Nessuno di loro affretta che si torni a produrre armi per i tedeschi. Così, ultimano i preparativi e la sera del 23 sono pronti all'azione. Alimiro, Mario Pellizzari. D'Artagnan, Amos Messori. Noto, Filiberto Pomo. Saeta, Aldo Banna. Nuccio, Oscar Ganio. Barito, Giuseppe Marchetto. Fulmine, Guerrino Maffei. Pettirosso, Ferruccio Richeda. Jim, Gino Barbieri. Frank, Lanfranco Borga. Carlo, Remo Maffei. Lapis, Felice Realis Luke e Armando Stratta. Partono verso la mezzanotte dal rifugio. La città è piena di posti di blocco. Per le strade girano in continuazione le ronde delle guardie naziste e sul marciapiede che si affaccia sul ponte ci sono turni ininterrotti di sentinelle. Davanti alla caserma Valcalcino vigila avanti e indietro un soldato della decima MAS, accompagnato da un civile volontario. In realtà è un civile obbligato. Nuovo costume importato dalle forze tedesche. I ragazzi si guardano con una consapevolezza che si fa strada strisciante. Quella può essere davvero la loro ultima missione. Fino a quel momento non ci hanno mai pensato sul serio. Ma al primo cenno di indugio, ecco che il comandante li riporta sulla terra. «Voi state qui, fino a che non ricevete il segnale!» 5 uomini si piazzano così all'imbocco nord della galleria all'uscita del tunnel, dall'altra parte rispetto al ponte, con l'ordine di non lasciare entrare né uscire nessuno. Gli altri 9 scendono per stradine secondarie, con le armi puntate, verso la città. Arrivano nel borgo antico e scendono verso un sottopasso che li porta là dove inizia la struttura del ponte sul suo lato sinistro. Sopra di loro c'è Villa De Maria, dove alloggia il comando tedesco. Nuccio e Pettirosso rimangono di guardia, girando la testa di continuo verso i cancelli della casa. Non tanto per i soldati, quanto per un piccolo cane che da quando ne hanno memoria abbaia ogni anima viva. Ma quella notte non si farà nemmeno vedere. Sparito e Fulmine vigilano verso la caserma Valcalcino, dove passeggia tranquilla la sentinella fascista. Saetta si piazza da solo sulla ferrovia con un fucile a pallettoni. Noto fa la spola tra gli uomini di guardia. «Non sanno quanti siamo. Se ci scoprono, dobbiamo sdraiarci pancia a terra e rimanere immobili. Li costringiamo ad avanzare e quando ce li abbiamo vicini ci tiriamo su e spariamo. Vendiamo cara la pelle, ragazzi!» I 2 a salire sul ponte, con l'esplosivo, disarmati, vestiti di nero e coperti di grasso in viso, sono Alimiro e D'Artagnan. Sono le 2 del mattino. Iniziano a piazzare le cariche, Alimiro appeso e D'Artagnan da sotto. Tutti i panetti hanno attaccato un filo detonante di 6 metri a cui va collegato il filo del panetto successivo. Si procede, meticolosamente, in un buio impenetrabile, con un gelo che spacca le ossa. Alle 3:10 passa una ronda sulla strada. Per fortuna la luna si è ritirata e i 2 si modellano ai ferri del ponte come ninja, invisibili. La ronda se ne va, ignara delle 9 sagome che la seguono con occhi ansiosi, nell'oscurità. Prima una fiancata e poi l'altra. Il fiume scorre gelido sotto Alimiro e D'Artagnan, che ormai non fanno nemmeno più gesti, vanno avanti alienati, vigili solo a rumori e ombre sospette. All'improvviso, un fuoco. Rimangono immobili ad ascoltare un chiacchiericcio in lontananza. No, no, sono solo le guardie civili che si scaldano. Fa freddo,
ma i sabotatori non se ne accorgono. Hanno fatto le fiancate ed è il turno delle rotaie. Manca poco alle 4. D'Artagnan fa un unico fascio con il filo detonante e mette le matite esplosive con un tempo di mezz'ora. Via! Toglie la sicura e i due iniziano a tornare sui loro passi. Ritrovano Sparito e Fulmine, poi Noto e Saetta. Sotto Villa De Maria li aspettano Nuccio e Pettirosso. Il cane non si vede di nuovo. Tornano indietro, da dove sono venuti, fantasmi, nella notte, sempre allerta ad evitare le ronde. Salgono verso Casa Lapis e a un incrocio ecco gli altri 5, all'ora prestabilita. Sono le 4:15. Fra 15 minuti scoppia. Si arrampicano, veloci, verso la cima di una collinetta dove c'è la chiesetta del Cristo Redentore. Aspettano. Aspettano. Alle 4:30 non succede nulla. Perché non scoppia? Alimiro si alza e prende la stradina che scende. Dove vai? Gli chiede D'Artagnan. Non ha funzionato, vado a consegnarmi, risponde. Ma che cosa dici? Aspetta! Aspetta, Alimiro, fermati! D'Artagnan lo strattona per la manica. Alimiro lo guarda serio. Alle 5 passa il treno. Se le cariche non sono esplose, lo faranno quando ci passa sopra. Ha ragione, sarà una strage. Su quel treno non ci sono merci, ci sono persone. Va bene, ascolta, fermo, vado io. Tu hai una famiglia che ti aspetta, io non ho nessuno, vado io. Alimiro non lo sta nemmeno a sentire e continua a camminare nella discesa. D'Artagnan nel panico lo segue, sarebbe andato anche lui. Ha il cuore che gli batte in gola, gli sta uscendo dalle orecchie. A un certo punto vede un bagliore fortissimo, pensa, oddio, sta svenendo. Ma pochi secondi dopo un boato apocalittico spacca in mille pezzi il cielo di Ivrea e la luce rischiara la notte su tutto il Canavese. È come un Luna Park, pensa D'Artagnan. Han visto il ponte, l'hanno visto saltare, poco di buono l'ho visto volare. Han visto il ponte, l'hanno visto cadere, Ivrea ha tremato e stanotte è Natale. Il piano del battaglione Fratelli Rosselli ha funzionato. Quando la notizia arriva alla missione alleata, il maggiore MacDonald si lascia cadere sulla sedia. Ride incredulo. La città di Ivrea non verrà mai bombardata dagli alleati. Il sabotaggio del ponte è stato considerato dagli inglesi il più eroico compiuto in Italia e Pietro Calamandrei lo definì un'azione di alta ingegneria partigiana. Mancano ancora 4 mesi alla fine della guerra, mesi in cui molti partigiani moriranno. Anche Saetta verrà fucilato a Montalto cercando di proteggere dei documenti. Le battaglie non sono finite, ma quella notte a Ivrea centinaia di vite sono state risparmiate e oggi, nel 2023, noi generazioni future ce lo ricordiamo ancora. Han visto il ponte, l'hanno visto saltare, poco di buono l'ho visto volare. Han visto il ponte, l'hanno visto cadere, l'Italia ha tremato e stanotte è Natale. Ciao, poco di buono, ciao, lampo di tuono, abbracciami per carità. Stanotte le stelle hanno fatto scintille, la guerra è finita e finirà. In questa puntata avete ascoltato gli audio originali di Radio Londra, BBC, Amos Messori, partigiano D'Artagnan. Questo podcast è frutto di una ricerca storica su fonti locali e nazionali. È stato reso possibile grazie a una raccolta fondi a cui hanno partecipato cittadini e cittadine, l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, la FIAP, Federazione Italiana Associazioni Partigiane, lo scrittore Massimo Recchioni, il Festival della Lettura La Grande Invasione e la famiglia di Amos Messori.